Ciao, Cherie! Che bello rivederti! Come va? Abbastanza bene, dottoressa. Ho già conosciuto Cherie tramite videochiamata, ma è bello vederla di persona. Però devo sgridarla perché non smette mai di toccare quell'escrescenza. È come uno sfogo da stress, perché si ritira e poi torna fuori. Quando la spingi in alto così sembra un bulbo oculare. Non farlo! Adesso mi tolgo la mascherina e se vuoi puoi toglierla anche tu perché siamo abbastanza lontane, va bene? Ora possiamo parlare. Oggi ti ho ricevuta qui, ma di solito non è qui che faccio le visite. Allora, tu hai un'escrescenza. Da quanto tempo ce l'hai? Ormai sono all'incirca 3 anni. All'inizio pensavo fosse un punto nero, ma poi dopo qualche mese ha iniziato a crescere sempre più. Quindi non ti fa male, vero? No, non mi fa male. Va bene. Da qui direi che probabilmente si tratta di una cisti epidermoide, ma la osserverò meglio da vicino tra poco, dopo aver parlato. Va bene. Cherie ha una cisti epidermoide piuttosto grande sulla guancia, o almeno è quello che penso che sia. Sono sicura che cerca di schiacciarla spesso perché è iperpigmentata, la pelle è scura in tutta quella zona. Ho visto come la tocca e so che non dovrebbe farlo. Dato che si trova proprio sullo zigomo, dovrò assicurarmi di rendere la linea della cicatrice il meno visibile possibile. Non hai nemmeno una ruga, quindi cercherò di nasconderla nel tuo sorriso. Ma sarà difficile, perché la pelle è leggermente diversa in superficie. Ha anche un colore diverso. Perché è diventata scura? A forza di strofinare. Quando c'è un'infiammazione, la pelle cambia colore. Hai presente quando hai un brufolo, lo schiacci e diventa scuro? Ecco, è così. Nel rimuovere la cisti di Cherie, il mio obiettivo sarà lasciarle una cicatrice il più corta possibile e anche ridurre la pigmentazione. Dato che devo rimuovere una parte di pelle, cercherò di togliere quella più scura, così la pelle si schiarirà col tempo. Togliendo la pelle scura, la cicatrice si noterà di meno. Dammi il tempo di prepararmi, così possiamo iniziare. Va bene, grazie. Perfetto, a tra poco. Adesso ho una speranza. Credo di aver finalmente trovato la mia opportunità e non ho alcuna intenzione di sprecarla. Sentirai un pizzicore. Ecco fatto. Quella degli zigomi e delle guance, purtroppo, è la zona del viso dove è più difficile nascondere una cicatrice. Quindi cercherò il più possibile di fare un'incisione piccola e corta. Non è bello avere una cicatrice in questo punto, perché sorridendo potrebbe aggrinzirsi, insomma. Vorrei fare in modo che la linea della cicatrice si confonda con le linee del sorriso. Ma tutto dipende da cosa troverò lì dentro e quanto sarà difficile rimuoverlo. Va bene, tieni l'occhio chiuso, sennò ci va a finire qualcosa dentro. Non sto facendo alcuna fatica a incidere la pelle perché è morbida. Sì, è proprio una cisti. La sto spremendo, alcuni sentono una sensazione di sollievo. Ha un odore orribile, però. Buongiorno. Buongiorno. Dennis, come va, vero? Dottoressa? Piacere di conoscervi. Piacere. Facciamo e finta. Il cognome? Dana. Dana, molto piacere, Dana. Qualche mese fa, durante la quarantena, ho conosciuto Dennis e Dana in una videoconferenza. Ho un altro problema. Ha paura dei dottori, non credo lo ammetterà mai, ma ha paura. Stiamo insieme da quasi 33 anni e lui sarà andato dal dottore 2 o 3 volte. Sono contenta che abbia smesso di procrastinare e anche sua moglie lo è di certo. Anche a 2 metri di distanza le sue protuberanze sembrano più grandi di come sembravano in videoconferenza. Sono curiosa di osservarle da vicino. Una volta un dottore mi disse, riferendosi al bozzo più piccolo, quello nella parte superiore, quando ti darà fastidio allora lo toglieremo. Ma non si dice a uno che tende a procrastinare quando ti darà fastidio allora. Se qualcuno mi avesse detto che non è un'operazione difficile, capisco, che sarebbe stata questione di pochi minuti e poi mi sarei sentito meglio, sarebbe stato diverso. Forse non avrei aspettato così. Intendi tanto. Che non avresti aspettato tanto se avessi capito prima che si trattava di un'operazione semplice? Stai dicendo questo? Probabile. Ma sei un procrastinatore, quindi è sempre probabile. Ho anche delle riparazioni da fare al tetto di casa. Va bene, adesso mi rimetterò la mascherina per dare un'occhiata. Le mettiamo anche noi? Anche voi, se non vi dispiace, certo, dato che dobbiamo problema. Avvicinarci di più. Posso dare un'occhiata? Allora, prima di tutto vediamo quella più piccola, quella più certo. In alto. Va bene, ora provo a toccarla. Certo. Allora, probabilmente si tratta di una cisti pilare che si è semplicemente ammorbidita. Potrebbe esserci anche un lipoma. Ce n'è una gemella qui di fianco. In sì. realtà ce n'è e un'altra, sono, le più piccole. Sono 3. Hai ragione, in realtà sono 3 uguali. E poi abbiamo quest'altra grande qui. Oh mio Dio. Non so cosa ci sia lì dentro, ma se questa è una cisti pilare è la più grande che abbia mai visto. Ho qualche dubbio che questa sia una cisti pilare. Prima d'ora ho avuto a che fare
con molte cesti pilari, e la più grande che abbia mai visto era due terzi di questa. Credo che dovremmo innanzitutto occuparci di questa e poi di queste tre. Sta certo che porterò a termine il lavoro. Mi preoccupa il fatto che il cuoio capelluto è una zona che sanguina moltissimo. Oltretutto, se la cesta è attaccata a una base ampia, sarà molto difficile rimuoverla e sistemare il problema. Adesso vado a prepararmi. Mi assicurerò di farti stare comodo, va bene? Di addio alle tue cisti, perché sarà l'ultima volta che le vedi. Ah. Va bene? Ok, ci vediamo tra poco. Direi una bugia se dicessi che non ho paura, che non sono affatto agitato, perché alla fine è sempre un'operazione. Comodo? Sì. Bene, ora sentirai un pizzicore, quello dell'anestesia, va bene per te? Sì. Non dovresti sentire nulla ora, ma se serve ho altri anestetici. Sono molto contento di essere qui. Spero che la dottoressa riesca a farmi tornare quello di un tempo prima del rinofima. Le prendo un attimo la temperatura. Ok. Ho visto un sacco di dermatologi nel corso degli anni e ognuno ha giurato che avrebbe risolto, che sarei guarito. Nessuno ha mantenuto la parola, ma ho visto che la dottoressa lì ha fatto miracoli su tante persone diverse. Se non mi aiuta lei, nessuno può farlo. Buongiorno. Salve. Sei tu, Steven? In persona. Ciao, piacere di conoscerti. Altrettanto. Sono la dottoressa Lee, benvenuto. Mi tolgo la mascherina, siamo all'aperto. Puoi farlo anche tu se vuoi. Allora, cosa ti porta da me? Il naso. Il naso. Sai anche di cosa soffri? Beh, negli anni ho scoperto che è un rinofima. Esatto. In genere, il rinofima si manifesta associato alla rosacea. Cioè, è una forma di rosacea. Normalmente interessa il naso e porta a un ispessimento della pelle, sì, che diventa molto oleosa. Già. Da quanto ce l'hai? 10 anni. Negli ultimi 2 mi sembra che sia cresciuto più. Capisco. In fretta. Per lavoro sto davanti alle telecamere. Certo. Conduco un programma live su internet. Sei il volto dello show. Sono io, esatto, sì. E non posso nascondere qualcosa del genere. Già. È evidente anche a una certa distanza che Steven ha un rinofima. Il naso è davvero enorme. Il fatto che la rosacea sia persistente è un problema, perché è ciò che fa sì che il tessuto del rinofima continui a crescere. Non è dato sapere a questo stadio se a un certo punto smetterà di infiammarsi o se resterà attiva per tutta la vita, peggiorando la situazione. Sì, sembra proprio un rinofima. Già. Alza la testa, per piacere. Sì, qui si vede una netta differenza. Dunque, posso rimuovere la maggior parte del tessuto in eccesso e provare a rimodellarti il naso, però mi preoccupa il fatto che la rosacea sia ancora molto infiammata. Che trattamento stai seguendo? Prendi qualcosa, qualche farmaco? Perché è ancora attiva, mi segui? Mm. E ti causa queste escrescenze arrossate. Mm-hmm. Cercherò di diminuire il rinofima di Steven ricorrendo all'elettrochirurgia e all'elettrocauterio a punta larga, che mi aiuterà a eliminare il tessuto e a rimodellargli il naso. Ma in questo caso purtroppo mi trovo anche a fare i conti con una rosacea attiva. Devo assicurarmi di fare il possibile per evitare di infiammarla, cosa che porterebbe a un ulteriore aumento del tessuto in eccesso. Vedo di liberartene una volta per tutte, ok? Che emozione, davvero. D'accordo, ti chiamo tra un attimo. Grazie mille. Figurati. La dottoressa Lee mi ha spiegato che la rosacea è attualmente attiva e le sono grato, mi ha dato delle risposte. Ma al momento spero solo che questo non porti a nessun tipo di complicazione durante l'intervento. Cerco di essere fiducioso. Bene, ti senti pronto? Credo di sì. Mi chiamo Crystal, ho 43 anni e combatto con queste cisti da più di 20 anni. Continuano a crescere, in effetti mi causano mal di testa. È molto, molto fastidioso. Le cisti sono apparse durante una relazione violenta. Lui mi picchiava sulla testa ed è così che si sono formate. Questa è un'esperienza che nella vita nessuno dovrebbe fare e che mi ha sempre rovinato i giorni di festa. È veramente deprimente, insomma, dover convivere con queste cisti sulla mia testa. Ma 8 anni fa, finita la relazione, Shane è entrato nella mia vita ed è il mio cavaliere.
Ho fatto la proposta a Crystal circa 7 anni fa, il giorno di Natale. Capisco perché lei non fissi ancora una data per il matrimonio. È che le cisti la trattengono. Voglio sposare l'uomo dei miei sogni e voglio un matrimonio natalizio. Ma queste sono un grande ostacolo alla vita felice che potremmo avere insieme. Salve! Salve, ragazzi, come state? Tu sei Crystal, credo, giusto? Sì, signora. Ok. Sei così vivace, una boccata d'aria fresca. Ci provo. Siamo venuti perché ho delle cisti sulla testa e... Da quanto tempo le hai? 20 anni. Una sola? No, 2 cisti. Due, una, okay. E poi due. È stata colpita. Davvero? Ok. Sì, così si è divisa e ora... Quindi, secondo te, c'è stato un trauma che può aver provocato la scissione della cisti? Sì, corretto. E non hai mai visto un dottore per questo? Sono andata in ospedale una volta, ma non hanno capito cosa fosse. E hanno detto che per rimuovere le cisti dovevo rasarmi la testa e l'idea... Allora, fammi vedere che cosa abbiamo qui, ok? Il tuo amico ventennale. È rischioso se una cisti subisce un trauma. Può far sì che si divida in due. Può causare una cicatrizzazione. Ci sono molti fattori che possono rendere una cosa semplice molto, molto complicata. Oh, ma è un pupazzo di neve. Sì, è vero. Sì, esatto. Sì. Un pupazzo di neve lassù. Sembrerebbero delle cisti dermoidi, credo. Immagino che la sfida sia toglierle, ovviamente in maniera agevole e intere. Beh, vediamo di liberarci del pupazzo di neve. Sono a un passo da un miracolo, qualcosa che non pensavo più potesse accadere. La gente pensa che siano solo cisti, ma è una vita di emozioni e dolori, quindi sono pronta. Facciamoci sotto. Salve. Salve! Ci siete tutti e due? Sì, sì. Sì. Tu stai bene qui? Certo, grazie. Allora, sei emozionata, eh? Sì, lo sono davvero. Lo aspettavo da tanto tempo. La cisti di Crystal si è divisa per un trauma. Sono preoccupata che possa essere piuttosto complicato e difficile rimuoverla.